una grande irresponsabilità da parte di tutti gli attori della vicenda. Una cosa molto brutta, e credo che chi pagherà lo scotto, il danno, sarà l'intero paese, ed è drammatico. Ancor di più tenendo conto che manca una legge elettorale che possa garantire appunto un minimo premio, e non difficilmente si farà, di maggioranza. E quindi qual è il rischio? Che ci saranno poi nuove elezioni, ma i numeri matematicamente non ci saranno nuovamente, quindi al Parlamento, non solo al Senato, ma non ci saranno più nemmeno alla Camera, e il Paese andrà in serie difficoltà e ci sarà un ritorno, ma almeno culturalmente, al proporzionale, che non sapremo mai chi vince la partita e chi perde la partita. Personalmente esprimo un giudizio più favorevole rispetto all'attuale maggioranza renziana. Non sono stato mai il renziano della prima ora, ma credo che chi ha la responsabilità di guidare una famiglia comunque deve fare qualcosa in più rispetto a quello che fa e chiede la minoranza nei confronti di alcuni rappresentanti della minoranza. Non nutro assolutamente nessuna forma di rispetto, perché sono persone che hanno governato il paese per 40 anni, che hanno gestito il paese per 40 anni, si sono trovati al tavolo di comando e da poco hanno fatto, anzi. Se oggi alla domanda ma c'è una sinistra, non c'è una sinistra, qualcuno non ha dato la struttura e il carattere a questa sinistra, e quindi responsabili e protagonisti sono sempre, sono anche loro. Quindi da militante, da rappresentante delle istituzioni sono preoccupato per questa scissione. Abbiamo un presidente di giunta, Chiamparino, che ha una maggioranza sia politica, sia essendo una persona molto, molto autorevole, e lui anche il cuore quindi di questa maggioranza. Quindi anche se ci fossero 10, 15 o 20 consiglieri regionali che dal PD dovessero contemporaneamente andare via, non ci sono i presupposti di base per negare la fiducia al presidente Chiamparino.